pubblico della Juve crede nella rimonta, malgrado che i punti questa sera di distacco prima del calcio d'inizio siano ben 9. Tutto pronto con i due capitani al centro del campo per il consueto sorteggio. Vediamo se riusciamo a capire qualcosa. Certo, proprio i palloni alti la Juve. Il Ferrara dentro, Inzaghi, palla alta, non arriva nessuno, dato giù Ferrara ma non ha protestato. Del Piero, esterno destro, delizioso il pallone e c'è il vantaggio della Juventus realizzato proprio da Tudor. Tudor! Sì, è stato molto bravo però Del Piero, ha messo dentro una palla di esterno destro molto tesa e forte. Tudor è partito, nessuno lo marcava e con grande coraggio si è buttato su questa palla di testa. Qui la rivediamo, l'esterno destro di Del Piero, molto bello. E Tudor che arriva a tutta velocità, di testa, sopra Sala, la mette nell'angolo, nulla da fare per Abbiati. È stato molto bravo Tudor che stava rientrando nella sua posizione difensiva. Poi ha visto che il pallone andava a Del Piero e si è fermato. Calcio di punizione Milan in 10. Anche la Juve perché Davids non è rientrato. Palla per Inzaghi, dentro Tacchinardi, dentro ancora Inzaghi, non arriva! Zidane, Zidane, ma Inzaghi forse l'ultima toccata. La Juve ha approfittato subito della superiorità numerica, è riuscito a restare questa bellissima azione, andata sul fondo, palla dietro, poi non so se Zidane o Inzaghi sono riusciti a mettere la palla. Inzaghi è svuotato, lui è sul teschio, adesso vediamo. Tacchinardi mette dentro un gran pallone, arriva Inzaghi, la palla resta lì, arriva allora di gran carriera Zidane, no Inzaghi, Inzaghi nettamente, gol dunque di Inzaghi a meno 12, la quota 100, gol della Juventus, Inzaghi da terra, qui a piedi si lascia un po' sul piede. Sì, perché secondo me Zidane non faceva tempo a segnare, perché il piede di Abbiati sarebbe arrivato. Ha giocato molto bene, in qualità, quantità, si è inserito con grande forza e determinazione, ha avuto anche l'occasione per fare il gol, ha dovuto mettere la palla dentro con la partita col Napoli, quindi merita una riconferma da parte di Ancelotti, fagli giocare anche gli ultimi minuti in questa partita importante. Zidane, Zidane dentro, 1-2, Zidane in area di rigore, Sejou! Zidane, 3-0! Se n'è andato a prendere il gol. L'ha preso. Era nell'aria, insomma, la Juve ultimamente stava dilagando, andava dentro con facilità nella difesa del Milan, 1-2, è uscito Abbiati, gliel'ha fatta passare sopra, da grande pari classe qual è. 3-0 dunque per una super Juventus in questo secondo tempo. Ecco il replay, Kovacevic chiude il triangolo, Zidane, opla, tocco sotto, Yazid, 3-0. Ancora una volta il replay, la carezza finale di Zidane, il pezzo più bello. Sicuro sarà molto contento Zidane perché di gol non ne fa moltissimo. Adesso è uscito, è entrato Brighi, quindi questo è un grande gol. Ancelotti, lo avete visto, ha avuto un cenno d'intesa con i suoi compagni della panchina, perché dopo il gol gli devono aver chiesto, ma viene fuori Zidane? E lui gli ha detto sì, viene fuori Zidane, perché così ha avuto anche la standing ovation. Ed è importantissimo per Zidane segnare in una partita che era cominciata in maniera difficile.